Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto, comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto: asceso in alto, ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. Ma cosa significa che ascese, se non che prima era disceso qua giù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli per essere pienezza di tutte le cose. Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri per preparare i fratelli a compiere il ministero allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Così non saremo più fanciulli in balia delle onde, trasportati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, ingannati dagli uomini con quell'astuzia che trascina all'errore. Al contrario, agendo secondo verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa, tendendo a Lui che è il capo, Cristo. Da Lui tutto il corpo ben compaginato e connesso, con la collaborazione di ogni giuntura secondo l'energia propria di ogni membro, cresce in modo da edificare se stesso nella carità. Continuiamo il commento della lettera agli Efesini prendendo in esame il passo del capitolo 4 dal versetto 1 al versetto 16. Il capitolo 4 inizia con la congiunzione dunque, che dice bene che quanto Paolo sta per dire è la conseguenza di quanto già detto nei primi tre capitoli. Che cosa abbiamo letto allora nei primi tre capitoli di questa lettera? Nei primi tre capitoli San Paolo ha presentato quello che Dio ha fatto per noi, quello che Dio ha compiuto per salvarci. Non troviamo comandamenti, non ci sono esortazioni, non ci sono imperativi, ma ci sono solo indicativi. Paolo non ci ha detto che cosa dobbiamo fare, ma ci ha detto ciò che Dio fa per noi. Viene presentato l'amore che Dio ha per ognuno di noi. Questo è il punto di partenza, allora. Non siamo noi a dover fare delle cose per Dio, ma è Dio che ci ama e che in Gesù dona tutto se stesso per noi. Questo è il punto di partenza. Quindi nei primi tre capitoli gli indicativi indicano la salvezza offerta da Dio a ciascuno di noi, sono l'espressione, insomma, di quanto Egli ci ami. Alla luce di questo amore, Paolo, qui al capitolo 4, inizia a dire ciò che siamo chiamati a vivere noi, ma lo fa proprio per non vanificare questo amore, proprio per saper accogliere nella nostra vita la salvezza che Dio ci vuole offrire. Dunque, ora che siamo salvati, come possiamo vivere? Come siamo chiamati ad esprimere questa salvezza? Qual è la bellezza che possiamo testimoniare dal momento che Dio ci dà la grazia di vivere in modo bello la nostra vita?
Con il capitolo 4 allora inizia la parte parenetica, quella esortativa. E subito al versetto 1 Paolo esorta i cristiani di Efeso da prigioniero a motivo del Signore Gesù, così si esprime Paolo. Paolo quindi esorta da testimone, da colui che sta soffrendo a motivo del Signore. E a che cosa esorta Paolo? Paolo esorta la comunità cristiana, la comunità di Efeso, a vivere in modo conforme alla chiamata sublime che ha ricevuto dal Signore. La chiamata del Signore è ad una vita grande. E per essere grandi occorre farsi piccoli, questo ci dice Paolo. Occorre, come Gesù, che con la sua vita ci ha mostrato la vera grandezza, diventare umili. E l'umiltà, ci ricorda Isacco di Ninive, è il vestito di Dio. Chi si riveste di umiltà si riveste dello stesso Cristo. Ancora la vera grandezza, dice Paolo, è fatta di dolcezza, che non significa essere sdolcinati, ma essere capaci di rendere dolce e bella ogni relazione che si vive. La vera grandezza è fatta poi di magnanimità, che è un animo grande, che sa donare gratis. E ancora la vera grandezza è fatta di sopportazione nell'amore. Sembra un controsenso sta cosa, perché quando ci si sopporta è perché l'altra persona è un po' pesante. Ma questa sopportazione nell'amore è verissima anche e soprattutto nelle famiglie che si vogliono bene, quelle belle, quelle solide. Sono unite non perché tutto va liscio come l'olio, ma perché si è capaci di sopportarsi nell'amore. E allora possiamo dire che l'amore contiene in sé anche la sopportazione, che ne è una sua espressione determinante. Tutto questo, dice San Paolo, per conservare l'unità dello spirito. L'unità personale di vita da una parte e l'unità con chi ci vive accanto dall'altra sono il risultato dello Spirito Santo, che è spirito che conduce all'unità. Al versetto 4 poi troviamo scritto che la nostra comune vocazione è quella di diventare un solo corpo e un solo spirito. È quanto chiediamo al Padre quando celebriamo l'Eucaristia. Nella preghiera eucaristica terza, il presbitero che presiede chiede a Dio di diventare un solo corpo e un solo spirito in forza del pane eucaristico di cui ci nutriamo, affinché noi che siamo tanti, disgregati, dispersi, diventiamo un solo corpo. È Gesù, presente soprattutto nel pane e nel vino eucaristici, per mezzo dello Spirito, a farci diventare unum corpus, un solo corpo, a farci diventare da lontani vicini, da estranei fratelli. Lo Spirito di Dio che ci è stato dato in dono, allora, quale totale grazia da parte di Dio, ci porta a sperimentare la fraternità che mai possiamo costruire da soli senza questa grazia di Dio. Al versetto 5 abbiamo poi una bellissima frase senza verbi. Recita così: un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Signore, dunque, uno è il Signore, perché uno solo è Dio. Qui Paolo vuole affermare il monoteismo, a dispetto dei tanti pagani presenti anche ad Efeso, che invocavano diverse divinità. Un solo Signore, dunque, e quindi una sola fede, che viene proprio dall'affidamento all'unico Dio. E infine anche un solo battesimo. Ecco, questo non era scontato, poiché al tempo degli Esseni erano molte le abluzioni per la purificazione. Ma questo battesimo è adesso per un'appartenenza irreversibile, non come quello di Giovanni il Battista. E così al versetto 6 San Paolo afferma un solo Dio e Padre di tutti. Dio è Padre di tutti, è Padre, cioè colui che dà la vita e aiuta a diventare grandi. Il Padre è colui che dà la vita e che accompagna nel cammino di crescita del proprio figlio. In questo nostro tempo caratterizzato dall'assenza di padri, quanto necessitiamo di padri veri. E Dio lo è per tutti, Dio è davvero Padre di tutti. Dio è Padre e lo è per tutti. Quindi questa cosa è straordinariamente bella, nessuno è orfano. Chiunque di qualsiasi provenienza, appartenenza, di qualsiasi cultura, anche addirittura di qualsiasi religione, chiunque ha Dio per Padre. Ecco perché siamo tutti fratelli. In Lui, solo in Lui, solo in Dio, possiamo riconoscerci medesima famiglia, la famiglia dei figli di Dio.
Il testo prosegue poi dal versetto 7 in poi, affermando che Gesù è la fonte della grazia, mediante la quale ha distribuito doni agli uomini. A Gesù è attribuito da Paolo il versetto 19 del Salmo 68, che indica l'ascensione del Signore in alto. Il Signore ascende in alto. A questo proposito viene affermato che colui che ascese è prima disceso sulla terra. Il riferimento qui è chiaramente al mistero dell'incarnazione, in cui il Figlio da sempre sussistente in Dio si fa uomo nel grembo della Vergine Maria. Il movimento di ascensione da parte dello stesso Cristo è per essere pienezza di tutte le cose. Ecco perché Cristo ascende, è per essere pienezza di tutte le cose. E allora ogni cosa che viviamo è compiuta solo in Cristo, solo mettendo Lui al centro di ogni pensiero, di ogni azione, di ogni desiderio, possiamo vivere compiutamente la nostra vita. Gesù dunque, asceso al di sopra di tutti i cieli, distribuisce doni per l'edificazione della Chiesa. Tali doni diventano ministeri per servire la Chiesa e per edificarla. Così Cristo ha donato anzitutto ad alcuni, siamo al versetto 11, di essere apostoli e ad altri profeti. E la Chiesa è proprio costruita sul fondamento degli apostoli e dei profeti. Paolo già in questa lettera lo diceva al capitolo 2, versetto 20. La Chiesa è costruita sul fondamento degli apostoli e dei profeti. Apostolicità, quindi, da una parte, e profezia dall'altra. Questi due elementi sono coessenziali per la vita della Chiesa, lo diceva già San Giovanni Paolo II. Sono la dimensione orizzontale, l'apostolicità, e verticale, la profezia, della Chiesa. Gli apostoli garantiscono infatti la relazione con l'evento originario, che è Cristo. Lo hanno conosciuto, ne hanno fatto esperienza e per questo annunciano proprio quel Gesù. L'apostolicità sta sulla linea orizzontale della storia. I successori degli apostoli infatti sono coloro che nel susseguirsi dei secoli garantiscono che colui che è annunciato è proprio quel Gesù, non un altro. E allora i vescovi che portano avanti la successione apostolica hanno questo legame con gli apostoli, che sono garanti dell'esperienza salvifica vissuta in Cristo. Proprio quel Gesù annunciano, proprio quel Gesù morto e risorto per la nostra salvezza. I profeti, dall'altra parte, invece, sono coloro che, animati dal dono dello Spirito Santo, sanno incarnare nei diversi luoghi e nei diversi tempi della storia quel Gesù, quel Vangelo, quella parola, che riempita dello Spirito è attuale e viva più che mai nell'oggi di ogni uomo e di ogni donna. Apostolicità, quindi, da una parte e profezia dall'altra, rimandano al carattere istituzionale e carismatico della Chiesa. La Chiesa non esisterebbe senza uno o senza l'altro. Una Chiesa solo istituzionale, senza carisma, rischierebbe di rispondere solo a logiche di potere. Una Chiesa invece solo carismatica, senza istituzione, senza gerarchia, rischia di non avere una guida sicura, rischia di diventare anarchia, che quindi disgrega, rompe, divide. Agli apostoli e ai profeti, poi San Paolo aggiunge anche gli evangelisti, i pastori e i maestri, cioè tutti coloro che annunciano Cristo con la parola e con l'esempio della vita. Cristo dà i suoi doni perché essi diventino servizio a vantaggio dell'unità della Chiesa, questo ci dice Paolo. Questa è una lezione importantissima che ci dà l'Apostolo. Ogni dono che riceviamo da Dio non è mai per noi stessi, ma è sempre per la Chiesa. Quando ti viene dato un dono non è per te, è per la Chiesa. Non ci sono stati dati doni da Dio per guardarci allo specchio e per dirci che belli che siamo con questi doni, ma sono sempre doni che sono dati a noi perché possono essere messi a servizio della Chiesa intera. E la nota peculiare della Chiesa è proprio l'unità. I doni che abbiamo ricevuto servono alla Chiesa se mirano all'unità della Chiesa, perché la Chiesa è unità. Allora ogni dono che riceviamo è perché lo possiamo impiegare a vantaggio della Chiesa, la quale è Chiesa solo nell'unità. Questa è la sua sostanza, questa è la sua natura. Se il dono lo tengo per me, questo divide, perché io mi faccio bello e mi stacco dagli altri e creo divisione, creo frattura. Se invece il dono lo dono,
Questo crea unità. Se è vero che ogni dono che riceviamo viene dallo Spirito Santo, allora Spirito Santo che è spirito di comunione, che è spirito di Dio, che è comunione, questo non può portarci a disgregare, bensì solo ed esclusivamente ad unire. Ogni dono che sia autentico porta all'unità. Uniti in Cristo, allora, questo è ciò a cui ci esorta San Paolo. Uniti in Cristo. Noi giungiamo alla perfezione e alla pienezza, sono termini che usa Paolo, alla perfezione e alla pienezza di Cristo quando operiamo per l'unità della Chiesa. Unità allora è un altro modo per dire perfezione, è un altro modo per dire pienezza. Orientati all'unità in Cristo, non vivremo in balia delle onde, dice San Paolo. San Paolo si rivolge così agli Efesini, ai cristiani di Efeso, i quali erano sempre a rischio di cadere in errori dottrinali, insidiati come erano dal mondo pagano. Qui Paolo si pone come maestro di dottrina, si pone come catecheta che esorta alla verità di Cristo. L'unità dei cristiani, allora, preserva dall'errore. Al cuore della dottrina cristiana c'è l'unità. L'unità è garanzia di verità. Infatti, al versetto 15, Paolo chiede ai cristiani di Efeso di agire secondo verità nella carità. Come a dire che la verità di Cristo è resa visibile nelle opere di carità, che creano unità. Il binomio verità e carità è inscindibile e a questo possiamo aggiungere quello di unità, che li raggruppa entrambi. Scriveva Benedetto XVI nell'enciclica Caritas in Veritate: la verità va cercata, trovata ed espressa nell'economia della carità, ma la carità a sua volta va compresa, avvalorata e praticata nella luce della verità. Se la Chiesa cammina nell'unità, allora essa è capace di amore e di verità, ingredienti che mirano proprio all'unità di Cristo, il quale è capo della Chiesa. La Chiesa è il corpo di Cristo, dice sempre San Paolo anche nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 12. E Cristo, dice qui, è il capo di questo corpo, che è la Chiesa. Capo e membra, allora, vanno insieme. Se non fosse così, si creerebbe una frattura tremenda. Pensiamo se il capo comandasse al corpo di fare delle azioni e il corpo facesse tutt'altro. Si creerebbe una frattura insanabile. Tutto ciò che è il corpo, tutto ciò che è la Chiesa, opera in vista dell'unità. E tutta questa unità della Chiesa viene da Cristo. Tutto ciò che il corpo opera viene da Cristo, che è colui che la guida, è colui che la orienta all'unità grazie al suo dono di amore, perché è proprio l'amore che Cristo dà alla sua Chiesa che porta ognuno di noi a vivere creando comunione, creando unità. Questo però lo possiamo fare solo se l'amore di Dio ci precede, solo se Cristo ci ama del suo amore totale, gratuito, e questo può agire nella nostra vita creando legami di comunione. Da Cristo, dice il versetto 16, tutta la Chiesa cresce ben compaginata e connessa perché è Lui, Cristo, a tenerne unita le membra. Le tiene unite proprio grazie al suo amore. La crescita della Chiesa allora avviene non individualmente, ma avviene come corpo. La Chiesa cresce insieme. Noi cristiani possiamo camminare e progredire nella vita di fede solo nella Chiesa e solo come Chiesa. O camminiamo insieme, oppure restiamo tutti fermi. O camminiamo come corpo, oppure cadiamo tutti quanti. Cristo è il collante che fa di tutti i cristiani un solo corpo. In Lui allora ci riscopriamo finalmente uniti, in Lui fratelli. In Lui ci riscopriamo capaci di gesti reciproci di vera carità. Concludo questa riflessione su questo passo della lettera agli Efesini con una immagine di Doroteo di Gaza, che bene mostra l'unità con Cristo e l'unità con la Chiesa. Dice Doroteo: immaginate che il mondo sia un cerchio che al centro sia Dio e che i raggi siano le differenti maniere di vivere degli uomini.
Quando coloro che desiderando avvicinarsi a Dio camminano verso il centro del cerchio, essi si avvicinano anche gli uni agli altri, oltre che verso Dio. Più si avvicinano a Dio, più si avvicinano gli uni agli altri. E più si avvicinano gli uni agli altri, più si avvicinano a Dio. Aggiungo io e concludo, questa è la Chiesa.